Pesaro e Urbino, terra d'arte e di emozioni, la musica di Gioacchino Rossini e l'arte di Raffaello Sanzio. Un territorio che si sviluppa tra il verde Montefeltro e l'azzurro del mare Adriatico, a nord delle Marche, al confine con la riviera romagnola. Urbino, compresa tra la valle del Metauro e quella del Foglia, è sinonimo di palazzo a forma di città. Città ideale per una vacanza partendo dalla città ideale del Rinascimento e famosa città universitaria. Urbino che rivela la bellezza e l'ordine delle proporzioni nel Palazzo Ducale, perfetto esempio di arte rinascimentale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche. Voluto da Federico da Montefeltro e realizzato su disegno di Luciano Laurana, il palazzo, con quel fantastico prospetto che si apre al paesaggio come una quinta teatrale, ha ispirato i dipinti di Raffaello, Piero della Francesca, Bramante e Francesco di Giorgio Martini. La città che dal 1506 ospita l'Università degli Studi e patrimonio dell'UNESCO riesce a coniugare il clima di cultura con il mondo giovanile, che tra bar e locali si anima fino a notte fonda. Pesaro si presenta ricca di storia, arte, cultura, mare, tradizione enogastronomica e un presente votato alla ricettività e al benessere, in nome della qualità della vita per i suoi cittadini e a quanti la visitano e vi soggiornano. La storia raccontata con i suoi palazzi, quale il Palazzo Ducale in Piazza del Popolo, costruito e rimaneggiato in 4 secoli di storia dai signori che la governarono, i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. I musei civici composti da una pinacoteca e da un museo delle ceramiche. La ricchezza degli avvenimenti culturali di respiro internazionale, quale il Rossini Opera Festival, che si tiene ogni anno all'interno del Teatro Rossini. Dalla struttura in stile neoclassico, quella definita del teatro all'italiana, e che interessa anche la quattrocentesca Rocca Costanza dall'origine difensiva, oggi sede di eventi culturali.